Direttore, noi l'abbiamo seguita durante tutto l'arco della stagione, lei ci ha sempre creduto, anche nei momenti più bui. Oggi avete creato e ottenuto qualcosa di storico. Ma io sono arrivato a gennaio, sono arrivato l'8 gennaio in una situazione difficilissima. C'era una spaccatura a livello ambientale, a livello tecnico, la squadra veniva da 5 sconfitte. Io conosco una ricetta, il lavoro, le critiche mi hanno gasato, la società mi è stata sempre vicina, mi ha dato autonomia, mi sono preso le mie responsabilità, ma ho lavorato con un gruppo fantastico. Ringrazio tutti coloro, anche quelli che, gli allenatori che non ci sono più, perché io sono, questo è il mio stile. Abbiamo fatto il mercato in uscita con il segno più, abbiamo preso dei giocatori che man mano hanno inciso fino al capolavoro Liverani, che con la sua semplicità, umiltà e anche astuzia, da dodicesimo uomo in campo è riuscito a fare questo capolavoro. Perché io ne dico una cosa e sono lucido quando la dico: negli ultimi 2 mesi e mezzo mi sono divertito a vedere la Juve e la Ternana. Quanto merito c'è di Liverani, ha detto, e soprattutto quanto è stato bravo a riconquistare anche l'affetto dei tifosi. Oggi hanno dato spettacolo i mille rossoverdi, come hanno dato spettacolo i tifosi dell'ASCO. I risultati sono sempre la medicina, no? La panacea di tutto. Lui con la sua saggezza, lui è un 12, come era da giocatore e da allenatore, è riuscito a riconquistare la tifoseria. La società ha dimostrato subito con il ritiro a oltranza di non tirarsi mai indietro, ci ha sostenuto e i ragazzi sono stati dei grandi uomini, perché eravamo ultimi e abbiamo dimostrato di meritare e di avere quello spirito delle fere. Perché io, nonostante sia stato in piazze come Salerno, Messina, Taranto, questa è una piazza fantastica. Cioè, io ho capito veramente nell'ultimo mese chi sono le fere.